benvenuti dal grafico web designer Umberto Bersano e oggi andremo a vedere un primo video tutorial della serie per il programma Zwix Max 3, molto noto per la realizzazione di siti web in Flash. Oggi appunto vi facciamo vedere la creazione di un pulsante. Allora, andiamo su Zwix Max, andiamo in questo strumento qua. Facciamo una specie di rettangolo. Andiamo a mettere uno sfondo all'interno sfumato. Va bene questo qui di serie. Ok. Immaginiamo di voler creare un pulsante per un sito web, tipo chi siamo. Andiamo, prendiamo il testo. Adesso io l'ho messo bianco, però possiamo andargli a cambiare il colore. Andiamo qua. Sul pannello mettiamo il colore nero. Inseriamo al centro del pulsante il testo. Allora, poi, dopodiché abbiamo questi due livelli, chi siamo e pulsante. Li selezioniamo entrambi. Andiamo su Elabora, andiamo su Raggruppa come pulsante. Poi andiamo in questa sezione delle proprietà e spuntiamo attività lo stato sopra. Dopo, vale, andiamo dopo su. Attiva lo stato sopra, attiva lo stato giù. Ditemi un po' voi come si fanno a fare i video tutorial. Allora, ok, quindi abbiamo fatto questo. Attiva lo stato sopra, attiva lo stato giù, attiva lo stato premuto. Nominiamo chi siamo. 1. Poi andiamo su copia, oggetto, incolla in posizione. Qui rinominiamo con chi siamo 2. Andiamo a spuntare e togliamo attiva lo stato giù, attiva lo stato premuto, così che rimangono solo attiva lo stato sopra e poi questa dicitura usa il riquadro esterno per lo stato premuto. Poi andiamo a selezionare il pulsante 2, andiamo sulla T di testo e andiamo a cambiarli, mettiamo un colore bianco. Dopodiché possiamo andare anche a cambiare il colore di sfondo di questa sfumatura del pulsante e lo portiamo tutto nero. Dopodiché chiudiamo. Per fare una prova andiamo sulla timeline, schiacciamo play e vediamo come magicamente il nostro pulsante è stato creato. Un ciao a tutti da Umberto Bersano Web Designer e vi ricordo di andare sul nostro sito istituzionale www.graficaveloce.it. Un buon anno a tutti. Ah, il primo video tutorial!